Perfino un tedesco aveva detto: quando voi racconterete questo che avete passato, se qualcuno riuscirà a rimanere in vita, sicuramente nessuno vi crederà. All'epoca noi avevamo passato un periodo di grande assimilazione. Nessuno pensava di essere diverso. Cioè, in questo senso, io ho frequentato le scuole, ero a Napoli, le scuole pubbliche. Non assistevo alla lezione di religione. Tutti mi dicevano: sì, la Fiorentino ha un'altra religione, perciò non assiste a queste lezioni. E nessuno si meravigliava perché non c'era il minimo sentimento antisemita. Io ho vissuto tutta la mia adolescenza in un ambiente così. Poi da Napoli mi sono trasferita a Milano, ho frequentato sempre le scuole pubbliche e non succedeva niente, cioè non c'erano discriminazioni. Allora, questo favoriva moltissimo l'assimilazione. Razziali per me sono state molto drammatiche perché mi hanno completamente differenziato la vita. Io ero prima assistente volontaria all'Università di Milano alla cattedra di linguistica. Immediatamente questo lavoro, a cui io tenevo molto perché era il primo gradino per fare una carriera universitaria, mi fu tolto. Poi avevo fatto il concorso per ottenere una cattedra di lettere nei ginnasi, allora si chiamavano ginnasi superiori. Avevo vinto il concorso e aspettavo la destinazione della cattedra. Ebbi invece della destinazione la lettera in cui si diceva che, appartenendo alla razza ebraica, non avrei insegnato più nelle scuole italiane. Quindi mi trovavo senza lavoro e umiliata profondamente nella mia personalità di aspirante ad una carriera di studio. È stato per me molto, molto difficile questo periodo. Ci eravamo nascosti qui a Torino. Di solito abitavamo a Milano, che era la nostra sede dopo il matrimonio. Ma eravamo venute a Torino perché la famiglia di mio marito abitava qui. E ci eravamo nascosti
in una casa di amici che erano sfollati. Naturalmente, dico naturalmente perché questo è un fenomeno che è accaduto all'80% degli ebrei, siamo stati denunciati dai fascisti ai nazisti, i quali hanno fatto un'irruzione alle 5 di mattina nell'alloggio dove eravamo nascosti. Mi ricordo solo questo ingresso così violento nella camera da letto. Poi io sono andata nella camera accanto per vestirmi e loro mi hanno spiato e avevo nascosto un sacchettino piccolo dove tenevo l'anello di fidanzamento che aveva un brillante, l'avevo nascosto nell'altra camera appunto sotto un cuscino, ma loro mi spiarono e presero tutto e mi obbligarono a mettermi al braccio l'orologio che poi mi hanno portato via quando sono arrivata alla prigione delle Nuove. È stato tutto molto veloce, c'era tempo solo per la disperazione e per nient'altro. Loro sapevano già il nostro nome, quindi anche se noi eravamo muniti di documenti falsi, questo non è servito a nulla. In questo alloggio c'eravamo io, mio marito, le mie due bambine, la prima aveva 3 anni e mezzo e la seconda 11 mesi, e la donna di servizio che era una persona che era in casa di mia suocera da 30 anni, sono quindi una persona di famiglia. Improvvisamente si è aperta la porta della camera da letto, sono entrati dentro, ci hanno ingiunto di vestirci, e però stranamente non hanno preso le bambine. E dicendo alla donna di servizio che doveva rimanere in casa con le bambine. Per fortuna Annetta, questo era il suo nome, ha preparato una borsa con gli indumenti delle bambine ed è scappata con le bambine, si è rifugiata in casa di amici, ha fatto perdere le tracce cambiando ripetutamente ricovero, così le bambine non sono state prese. Io e mio marito invece condotti alle Nuove. È stato terribile il distacco dalle bambine. Rossella, che era la più grande, mi ha salutato dicendo: mammina, torna presto, mammina, torna presto. Qui alle Nuove devo dire che la direttrice, che era Suor Giuseppina, è stata una donna coraggiosa, perché era molto sorvegliata dai tedeschi e noi eravamo, io cioè, non posso parlare di mio marito, non lo so, io ero nell'ala delle carceri dove erano le resistenti e le ebree. In questo modo ho potuto sapere dalla Suor Giuseppina, a cui sono eternamente grata, che le bambine stavano bene. Me lo sussurrò così, quasi in un orecchio, ma questo era già una frase rassicurante. Dopo siamo stati
10 giorni, mi sembra, in carcere e poi ci hanno trasportato nel lager di raccolta, nel campo di raccolta, che era quello di Fossoli, dove il 5 aprile è partito il nostro convoglio. Ci avevano detto a Fossoli, quando siamo partiti, portatevi delle provviste. E ognuno ha cercato di portarsi qualcosa da mangiare. Ma quello che ci è mancato di più è stata l'acqua, perché l'acqua per 5 giorni non l'avevamo certo portata. E quindi, e poi il disagio gravissimo è stato quello di poter, come si dice, di poter arrangiarsi a fare i propri bisogni. Era stato messo un secchio in fondo al vagone e qui dietro una coperta, insomma, noi non eravamo ancora abituati a questa mancanza di privacy, mancanza così di rispetto della propria persona. Quindi questo era molto, molto, molto grave, perché poi naturalmente nel convoglio c'erano uomini e donne di diversa età. Fummo caricati su questi vagoni bestiame, diciamo, e credo che il nostro convoglio ammontasse a circa 500 individui. E qui nel vagone passammo 5 giorni e 5 notti. Il mio convoglio, ti ho detto, era di 500 persone, non so se provenissero solo da Torino, penso di no. E questi convogli avevano, insomma, variavano di numero da 500 a 1000 persone. Pensavamo solo di dover affrontare un periodo che forse non poteva essere più tanto lungo, per arrivare alla fine della guerra in un campo di raccolta dove non immaginavamo neanche di dover essere sottoposti a un lavoro forzato. Quando siamo arrivati ad Auschwitz, noi non sapevamo ancora di esserci, e siamo entrati e siamo stati selezionati proprio sulla banchina ferroviaria. Lì le donne anziane con i bambini furono caricati su camion. Tutti dicevano che sarebbero andati verso il lager delle famiglie. Le donne naturalmente furono subito separate dagli uomini e questa selezione era fatta per salvare, per così dire, la parte giovane dei deportati, che doveva costituire la forza lavoro, perché il lager di Birkenau, che era un lager dipendente da Auschwitz, era nello stesso tempo non solo lager di sterminio, perché qui c'erano i crematori, le camere a gas e tutto,
ma anche un lager di lavoro. Quando si entrava in campo, si perdevano tutti gli indumenti con i quali eravamo arrivati, portavano via le nostre valigie, i nostri tutto, ci denudavano completamente e le donne, fino al convoglio precedente al mio, venivano rase. Questa era una cosa tremenda. Voi pensate di perdere tutti i capelli e di vederveli a terra? Invece, per fortuna, quando io sono arrivata mi hanno soltanto accorciato moltissimo i capelli. Poi ci hanno dato degli stracci per coprirci e ormai eravamo così trasformate che avevamo perso la nostra identità. Noi che eravamo nel campo come lavoratori, sapevamo allora cosa succedeva, perché ormai era una cosa palese. Pensa che c'erano i camini del crematorio con la fiamma sopra e bruciavano continuamente. Gli zingari abitavano in un quartiere speciale del campo e stranamente nei primi tempi erano entrate le famiglie con i bambini e stavano tutti insieme. Improvvisamente i tedeschi hanno deciso di eliminare gli zingari, che consideravano appartenere ad una razza inferiore, e mi ricordo benissimo, io ero lì nel campo. Per una notte, un giorno, il crematorio ha sempre bruciato. Tutti gli zingari sono andati al gas. Andavano al gas immediatamente le forze che non potevano essere adibite ai lavori utili. Per cui i vecchi, le vecchie, gli anziani, quelli che per qualche ragione non potevano essere validi e soprattutto i bambini. La selezione avvenuta, poi avvenuta la selezione, poi gli individui venivano diretti verso le cosiddette docce. Invece di essere delle vere docce, erano delle camere a gas. Fatti entrare numerosi in questo locale grande, venivano chiuse, serrate le porte e da un'apertura superiore veniva introdotto il gas. Non era allora già gas, era liquido che poi immediatamente si trasformava in gas. E in pochi minuti la gente che cercava assolutamente di uscire, che si ammonticchiava verso le uscite in condizioni che si possono immaginare assolutamente tragiche, drammatiche, si ammonticchiava, moriva in pochi minuti e al termine, quando coloro che lavoravano al Sonderkommando, che voleva dire comando speciale, cioè comando addetto alla gassazione e ai forni crematori, quando questo comando reputava che ormai tutti erano morti all'interno, si apriva la camera a gas e mediante dei trasportatori, non so come dire, insomma, meccanici, questi corpi venivano portati al piano superiore. E qui il Sonderkommando era addetto a mettere questi cadaveri nei forni.
Mio marito non l'ho visto più da quando siamo arrivati. Ho poi saputo che lui sarebbe stato abbastanza fortunato perché il campo di Auschwitz aveva 39 sottocampi, piccoli sottocampi, sempre destinati al lavoro. E mio marito sembra che sia stato destinato ad una tessitura. E siccome mio marito era molto bravo a disegnare, faceva ritratti così, pare che i tedeschi gli chiedessero di essere riprodotti in ritratti. Quindi, insomma, doveva essere qualche cosa di molto diverso di quello che era la realtà di Birkenau. E io ho perso mio marito in campo perché appunto lui non ha potuto difendere le sue piedi con calzature adatte, aveva i geloni e quando non ha potuto più camminare è caduto ed è stato così colpito. Chi moriva, moriva. Chi non poteva resistere, moriva. Allora cosa volete che importasse? Ogni tanto all'improvviso si presentava un ufficiale della SS, bisognava sfilare davanti a lui anche scoperti, nude, e lui osservava bene il corpo umano, come si presentava, se vedeva dei segni di indebolimento che quindi non si presumeva che non si poteva certo rendere nel lavoro quello che era necessario, allora faceva un cenno e la persona che era indicata era condannata ad andare al crematorio. Il giorno dopo queste persone venivano caricate su un camion e portate direttamente all'eliminazione. Era una cosa molto drammatica, la selezione, terribile, perché non si sapeva, capisci? Bastava qualcosa che passasse nell'animo del tedesco che gli faceva scegliere la vita o la morte di un'altra persona. Mettevano in fila e ci denudavano e guardavano i vestiti, guardavano i capelli. Se si era invasi da pidocchi, guai, voleva dire andare al crematorio. Quindi era assolutamente indispensabile poter mantenere un'igiene personale difficile in quelle condizioni da raggiungere. Voi che potete capire il perché. Come faceva lei? Mi piace Gabriele che dice sempre come facevo io. Ecco, io facevo così, cioè mi lavavo sempre. Invece c'erano persone che non avevano voglia di lavarsi dopo il lavoro con quell'acqua gelata, è vero, magari con una scaglia di sapone. Era un'impresa difficile. E invece bisognava lavarsi, mantenere la propria dignità. Non dimenticarsi di essere esseri umani e non bestie come volevano i tedeschi. I tedeschi avevano tutto preordinato, non più di tante calorie al giorno, perché avevano così organizzato l'alimentazione in modo che un prigioniero potesse resistere più o meno 3 mesi. Tanto a loro cosa serviva che noi vivessimo a lungo? Voi capite che venivano continuamente i trasporti, vero? Quindi la forza lavoro era continuamente alimentata. Quindi l'abitopolo. Ecco, allora cosa serviva tenere dei lavoratori
ormai indeboliti, che potevano rendere poco, che si ammalavano, che andavano continuamente all'ospedale. Non servivano. C'è un episodio di quell'anno in cui state in lager che si ricorda in particolare? Sì, un episodio molto drammatico, perché si tratta della... quattro giovani che lavoravano nella fabbrica degli esplosivi avevano già da tempo portato in campo, passandole al comando degli uomini che lavoravano nel crematorio, una piccola porzione di esplosivo nascosta nella gamella, e purtroppo sono state scoperte e impiccate davanti a tutti nel piazzale, davvero davanti alle altre deportate, che avevano l'obbligo di guardare fisso queste compagne che erano impiccate, perché le donne tedesche, le militari tedesche che facevano la guardia al campo, ci obbligavano a aprire gli occhi e a guardare. I comandi di lavoro erano diversi e vari. Alcuni comandi lavoravano nelle fabbriche, per esempio in fabbriche di esplosivo o in fabbriche di interesse bellico. Altri lavoravano alle cave, cioè dovevano caricare terra sui camion e partivano i camion e andavano via. Altri facevano le strade, altri erano impiegati nei lavori agricoli, e quindi quelli che lavoravano per esempio nelle fabbriche lavoravano quindi per lo Stato oppure per grandi aziende di carattere bellico. E questi tedeschi proprietari di queste fabbriche pagavano la manodopera al campo, alla direzione del campo, ma chi lavorava non prendeva nulla e doveva sottoporsi a un'alimentazione molto molto scarsa e a delle fatiche terribili. Ma lei quando è stata nel campo, lei faceva anche lei dei lavori? Certo, perché... certo. E che tipi di lavori? Io sono stata fortunata, forse per questo in parte ho potuto salvarmi e ritornare, perché ero stata addetta allo Schuhkommando. Questa parola tedesca vuol dire il comando delle scarpe. Cioè, quando nel campo si ammassavano delle scarpe ormai putride che erano servite agli altri comandi di lavoro, allora lo Schuhkommando le prendeva e salvava tutte le piccole parti ancora che si portano intatte. Ecco, brava. Allora queste parti venivano accumulate in cassette e spedite a questa ditta di civili tedeschi che vivevano nella Germania. E di cosa se ne servissero non lo so, ma in ogni modo questo lavoro per noi era prezioso, perché si faceva al chiuso, mentre pensa cosa voleva dire nel clima della Polonia lavorare all'aperto. Questo numero era stato fatto con uno stilo appuntito come un ago, no? Ogni numero è fatto di tante tante punture e da questo stilo usciva questa specie di inchiostro, no? Indelebile sotto la pelle, per cui questo non va più via, è un tatuaggio. Al mattino ci davano loro lo chiamavano caffè, ma che era surrogato e basta, amaro, così, perché l'acqua potabile non c'era, questo
quindi soffrivamo anche molto la sete. E ti dico la verità che soffrire la sete è peggio che soffrire la fame. Al pomeriggio, io parlo del mio comando, eravamo seduti così tutti in circolo, passava una gamella vuol dire un recipiente così, con dell'acqua potabile, e ognuno poteva berne due, tre sorsi, non di più. Quindi potete immaginare che la sete era una tortura organizzata apposta come la fame. Quali erano i sentimenti più forti, oltre alla paura, magari la nostalgia per gli amici o per i parenti? Bisognava conservare la propria personalità di uomo, essere consci che andavano preservati in noi l'elemento spirituale, razionale, non avvilirsi al modo delle bestie. Questo era importante. Ma tu mi dicevi quali sentimenti? Quali sentimenti io ti dico? Il disprezzo. Io ho sentito per questi tedeschi un tale disprezzo, e lo sento ancora adesso, non posso dimenticare quello che ho passato, un tale disprezzo che è superiore a, come posso dire, superiore a qualsiasi moto dell'animo mio verso di loro. Mi sono salvata forse perché appunto ho avuto un lavoro un po' meno gravoso, perché lavoravo all'interno e seduta su uno sgabello. Però questo lavoro non è durato eterno così, per sempre, per tutto il tempo che sono stata lì. Ho anche lavorato a fare lavori sulle strade, ho lavorato nelle cave di sabbia, e questi lavori erano pesanti. Però noi sentivamo che si avvicinava la fine, perché si sentivano dei colpi di cannone, e questi provenivano dalla parte esterna al campo. Ecco, voleva dire che il fronte si avvicinava, e quindi noi aspettavamo con ansietà che arrivassero i liberatori. E infatti un giorno i russi sono arrivati. Da una parte c'erano i russi, e da una parte avanzavano gli americani. Allora, lì si era sull'Elba, fiume Elba. Allora lì i tedeschi erano minacciati dai russi, e avvenne una battaglia sulle rive dell'Elba. E in quella notte io con altre due mie compagne siamo scappate e ci siamo rifugiate in una cantina. Sentivamo che fuori c'era il combattimento, perché sentivamo il rumore delle armi, ma noi nascoste lì siamo riuscite a sopravvivere. Al mattino abbiamo sentito una voce che si affacciava lì all'imboccatura della cantina, e che ci ha detto: ma qui chi c'è qui? Ci sono tedeschi? No, abbiamo detto noi, siamo prigioniere. E allora così ci hanno salvato. Sono passati 50 anni e io non ho potuto certo dimenticare nulla di quella, di quell'esperienza, di quel momento, tanto che nella mia mente sono rimasti fissi come dei fotogrammi, sai, come tu vedi al cinema. Ecco, allora io ancora adesso rivedo questi fotogrammi con una grande evidenza. Ecco, però non soffro più come allora, certamente, anche perché ho ritrovato qui una mia vita sociale, una vita intellettuale a cui partecipo molto. Grazie a Dio sono inserita in questa vita. Non tutti sono stati capaci di fare così, capito? Molti sono rimasti legati solo al loro passato, e questo ha inciso nello stato nervoso,
Sai che anche ci sono state persone che sono impazzite dopo il campo. Quando siamo tornati c'è stata una difficoltà enorme a inserirsi nel mondo di prima. Intanto la gente che aveva abbastanza sofferto durante il periodo della guerra diceva: oh, basta, basta, non raccontate più niente, perché noi anche abbiamo sofferto, ora è il momento di dimenticare e di tornare alla vita normale. E questo accadeva perfino nell'interno delle famiglie. Nessuno mi ha domandato niente. Quando io sono tornata non mi sentivo di parlare di queste cose. Io ho subito scritto, scrivevo i miei ricordi di notte, perché di giorno ero impegnata con le bambine, con la scuola, così. E questo è stato una grande liberazione, mi sono sentita molto più alleggerita. Però in genere non mi sentivo di parlarne. Ma siccome avevo ripreso l'insegnamento in un ginnasio, i ragazzi a un certo momento mi hanno quasi obbligata a parlarne, e loro volevano sapere, volevano e questo è stato fondamentale, perché da allora io ho potuto superare questo stato di silenzio che avevo dentro di me, e i ragazzi mi hanno molto molto aiutato in questo. Sono stata lontano dall'Italia 19 mesi, e quando sono ritornata, Rossella, quando io sono rientrata in casa, mi ha detto: quando sei arrivata eri una bella signora, ma adesso sei proprio la mia mamma. E invece Erika, la più piccola, che avevo lasciato a 11 mesi, si attaccava ai vestiti della Annetta, che l'aveva sempre tenuta con sé, e guardando me diceva: quella lì non la voglio, quella lì non la voglio. Ci è voluto un mese prima che Erika si adattasse a venire a dormire nella mia camera da letto. È stata una lunga riconquista anche la maternità. È stato dopo la guerra che l'identità ebraica è prevalsa negli individui, perché proprio la persecuzione ha fatto riflettere. E tutti come me abbiamo sentito rinascere in noi una diversità da difendere. E ci siamo legati di più, sentiti legati di più a questo patrimonio antico di cultura, oltre che di religione. Quindi è stato di nuovo una conquista l'ebraismo, dovuta alla persecuzione.